Ciao a tutti e bentornati nel canale. Dopo tanto è arrivato il video prodotti finiti. Prodotti finiti, però solo prodotti che riguardano la mia persona. Non ci sono prodotti per la casa, detersivi. Cercherò di farle un po' separatamente, visto che avevo alcune cosette. Allora, partiamo dalla tinta, dalle tinte. Allora, ho finito, ho riutilizzato questa crema colorata, colpevole dei miei capelli rossi il mese di giugno, quando da biondo ho fatto quei capelli fucsia. Ecco, però avendo una base più, dipende da come abbiamo la base. Vedete, se la base è bianca viene fucsia, se è biondo viene più magenta, dipende quanto è scura la nostra base. Logicamente col biondo era venuto un bel fucsia molto intenso. L'ho voluto riutilizzare perché per dare un po' di colore al rosso, perché il biondo rame col tempo si sbiadisce. E ho rifatto Dura 20 Shampoo. Non voglio dire che non è un prodotto aggressivo, perché specie se le mettiamo sui capelli chiarissimi non se ne va più. Allora, colorazione semipermanente diretta che io metto sui capelli asciutti, però non ve lo consiglio perché bisogna veramente avere il coraggio poi di portare colori più così forti. Però c'è il rosa chiaro, che è meno invadente. Comunque, ho terminato questo prodotto perché ho voluto un po' rintensificare il colore. Ovviamente, se la base è un po' aranciata, non mi veniva fucsia, e questo il risultato. Poi ho fatto la tinta per i capelli bianchi e questa volta ho voluto provare questo prodotto della Revlon, molto economico. Però, come vedete, è molto chiaro e fa fatica anche a coprirmi i capelli bianchi. Però devo dire che come colorazione è molto bello e molto delicato, perché viene quasi un'albicocca. Non so se riprenderò questo colore oppure se riprenderò la tinta dell'Oreal, che è l'unica che mi riesce a coprire bene i capelli bianchi. Penso che riprenderò l'Oreal Excellence biondo rame. Non faccio il mogano perché non voglio fare una tinta troppo scura. Se poi lo voglio intensificare, lo vado a intensificare con delle maschere colorate. Poi ho finito di Mille Mille questo impacco all'olio di argan. L'odore non mi faceva impazzire. All'olio di argan ho usato questo prodotto come pre-shampoo. Gli impacchi preferisco usarli come pre-shampoo perché mi vanno un po' ad appesantire i capelli. Invece il balsamo lo trovo più leggero. Poi ogni capello è diverso. Ovviamente poi io metto le creme nutrienti durante la settimana tra un lavaggio e un altro. Poi ho finito dell'Eurospin. Ecco, una maschera spray che si può mettere anche a capelli asciutti, si può mettere sempre. L'ho preso dall'Eurospin 5 in 1. Protegge il colore, idrata i capelli, disciplina il crespo, dona brillantezza e facilità della piega. Devo dire, come rapporto qualità-prezzo, è abbastanza consigliabile. Poi ho usato Shampoo Splendor. E come vedete,
È uno shampoo molto economico, però il risultato, i capelli non me li ha rovinati, mi trovo benissimo, non mi fa venire la forfora, veramente un ottimo prodotto. E olio splendente. Allora, d'inverno sto lavando i capelli meno frequente, anche perché sono lunghi e un po' più lunghi, mi impiega un po' più tempo. Invece, quando portavo i capelli corti corti, li potevo lavare tutti i giorni. Però, in questo momento mi voglio godere i capelli lunghi. Splendor, economico, però buono. Via. Poi, acqua micellare Nivea 5 in 1, rimuove il trucco. Deterge in profondità, idrata, no? Effetto lenitivo, no? Non mi sono trovata benissimo, non lo so perché. Adesso sto usando un latte detergente e la schiuma di Bottega Verde, per me non è andato. Poi ho finito questa crema dell'erborario antirughe. Allora, la profumazione è molto piacevole perché profuma di arancio. È una crema con scorza d'arancio e estratto di erba medica. Per me non mi ha dato il nutrimento di cui avevo bisogno, quindi non lo riprenderò. Troppo leggero per me, anche per il giorno. Poi ho finito, è 2 anni che ce l'ho, questo burro cacao per labbra, però Nux al miele non amo questa tipologia, preferisco stick perché andare a pucciare il dito mi dà molto fastidio. Via. Poi terminato il fondotinta non transfert di Diego Della Palma. Ormai per me non va più bene perché è troppo secco, non ho più la pelle grassa come una volta e quindi mi va a fare delle crepe tra una ruga e un'altra. Ormai per me ci vogliono fondotinta molto molto nutrienti, non solo idratanti, ma molto nutrienti. Infatti ho terminato questo campioncino di Bottega Verde che è un fondotinta a trattamento idratante all'acido ialuronico e mi ci sono trovata benissimo, quindi nella playlist dei desideri, quindi lo terrò in considerazione. Poi non ho mai terminato un rossetto così velocemente. Ho terminato questa tinta labbra numero 15 di Maybelline. Ormai non c'è più niente, ho amato tantissimo questa tinta labbra, quindi lo lasciamo andare. Ne ho un'altra e due più scuri, ma non sempre mi ci vedo con le tinta labbra troppo scure, specialmente per tutti i giorni. Proprio, amo il nude. Poi vediamo, ho terminato questo mascara della Essence, economico e buono, molto consigliabile. Poi ho terminato questo correttore molto chiaro di Sephora che usavo per fare i trucchi un po' più strutturati, ma ahimè penso che difficilmente farò trucchi più strutturati, non lo so, vedremo. Aiuto. Poi finito questo campioncino del profumo di Narciso Rodriguez. È un profumo molto pulito, elegante, sempre nella scia del tipo
come fai profumi, Narcisa Rodriguez, profumi molto educati che stanno nella pelle, sì, anche se sono abbastanza persistenti, però non lasciano una grande scia, però molto bello ed elegante. Ovviamente non lo comprerò perché devo finire prima gli altri profumi che ho preferito usare. Il campioncino, poi un altro campioncino che ho finito è di Kedu Memo, un profumo, Kedu Memo, un profumo molto costoso. Qui stiamo sulle 200 euro. È un profumo agrumato, un profumo agrumato molto elegante. È spettacolare per chi ama gli agrumati, però per me lo trovo troppo costoso, però per un uomo posso dire che è super super elegante e spettacolare, costa più di 200 euro. Kedu Memo, questo è quello agrumato all'arancia e cardamomo. Fantastico, non ha una grande scia, è sempre un profumo quindi adatto per gli uffici, se stiamo in mezzo alla gente, però molto 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 elegante e per un uomo è spettacolare. Poi ho finito questo campioncino di Verset, che è ispirato al profumo My Way di Giorgio Armani. Qui abbiamo una tuberosa, orange blouson, tuberosa e vaniglia, una tuberosa dolce, molto 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 piacevole. Qui posso dire che per la primavera è spettacolare per tutto l'anno. Su questo ci voglio investire, lo prenderò, specie se trovo il formato da 10 ml che posso portare con me e quindi consumarlo. Qui sì, ci sarà l'acquisto di questo profumo, perché io cercavo un profumo alla tuberosa economico, allo stesso tempo dolce, e non è una tuberosa che dà alla testa troppo pesante. Insomma, è il dupe di My Way di Giorgio Armani. Ovviamente preferisco prendere questo per una questione economica. Poi ho finito, purtroppo mi dispiace, questo profumo che avevo preso da Dede Arte Profumata, Burro di Jovielle. È un profumo elegantissimo, burro d'iris, è spettacolare. La persistenza è veramente, mi dispiace, penso che non butterò me lo tengo. È un iris burroso spettacolare, di una persistenza stratosferica. Questo profumo è talmente presente che lo sento anche addosso agli altri. Quando mi avvicino a delle persone, mi sembra che quelle persone portano questo profumo, tanto che è un profumo vivo, un profumo vivo, molto buono. Ahimè, costicchia il 70 ml, però è veramente buono. Per chi ama la nicchia e se lo può permettere, lo consiglio veramente. Però diciamo che Denise ci dà la possibilità di acquistare anche i formati piccoli e stanno, insomma, sulle 30 euro. Però veramente, veramente buono. Questo è spettacolare. Un profumo elegante, un profumo per delle serate importanti, per gli eventi importanti, però se messo anche per tutti i giorni, non penso che un profumo così elegante, burroso di iris possa dare fastidio, perché veramente non dà fastidio, perché è buonissimo.
Per chi ama la nicchia è super consigliato. Vediamo che c'è rimasto. Niente, ho finito. Avevo fretta di fare questo video per poter smaltire un po' di prodotti che sono vuoti e stanno là. Ovviamente questo me lo terrò per ricordo, sperando che potrò magari comprarne un altro. Spettacolare, ragazzi. Bene, questo è il mio video, prodotti finiti. Io vi saluto e vi ringrazio per chi mi segue, per chi mi segue da tanto tempo, per chi mi segue da poco. Che dire, ragazzi, non iscrivetevi al canale per chi mi segue da poco. A voi non costa niente e a me mi dà grandissima soddisfazione, perché per me stare su YouTube è un'oasi di felicità. Che dire, ragazzi, io non sono molto espansiva, però mi sforzo di esserlo, perché è giusto così, è giusto ringraziare chi sempre puntualmente viene a vedere i video, i like, chi si iscrive. Vi ringrazio tutti. È un dovere, perché se questo piccolo, microscopico, pulviscolo canale esiste, è grazie a quelle persone che mi seguono e mi vogliono bene. Ciao.